Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui insieme a Lorenzo che ci porta la sua deck profile di Lightsworm formato Edison, visto che GOT l'ultima volta non me lo siete inculati, proviamo a cambiare formato. Però, prima di tutto, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic... non è più Magic Order, è Card Trading Corner, qualcosa del genere. Vabbè, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione e col codice sconto 2023 cappello avete il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Forza Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione, scrivetemi nel caso se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, adesso lascio la parola a Lorenzo, okay, che vi spiega, vi fa il report e tutto il resto. Io me la potrei coglioni. Allora, martedì c'è stato il logo alla Macerata, eravamo in 18 persone, sono arrivato primo facendo 5-0, undefeated, e ho portato l'Iceborne, che è un mazzo... le carte? No, le partite. No, diciamo è andata bene. Non me l'aspettavo perché è stato un mazzo montato diciamo un po' all'ultimo, forse il giorno prima se non sbaglio, e c'è stato poca fase di testing, però come ripeto forse sarò stato fortunato e il mazzo ha girato e sono riuscito a portarmi a casa la vittoria al primo posto. Niente, detto questo, facciamo un piccolo report sui match con... diciamo i mazzi avversari che ho incontrato. Ho incontrato al primo turno GB, Gladiatore Bestia, secondo turno un mazzo Barn e Pianta, terza partita se non sbaglio Herobit, la quarta Flamwell e la quinta invece è stato un, diciamo, un semi mirror match giocato con Lightsworn ibridato con oscurità, caos, sorcio, cose così, insomma. Va bene, niente. Allora, qui abbiamo due draghi del giudizio. È un report incredibile, cioè non hai neanche spiegato quale cosa hai beccato, cosa è successo. Così, insomma. Partiamo direttamente. Allora, due draghi del giudizio, che è la carta fondamentale del mazzo. Poco da dire, ciccione entra, paghi 1000 e spacca tutto. E diciamo che vuoi sempre averlo in mano. Se non ce l'hai in mano lo vai a cercare con alcune carte che vedremo dopo. E... niente, solo immagini, piangi, però la partita va avanti lo stesso. Doppia Celestia, pure lei fortissima, entra tramite tributo da Lightsworn, immagini 4, spacchi 2. Potrebbe prendersi Starlight, se non sbaglio, però non è mai successo, quindi è andata bene così. Tripla copia di Wolf. Non è un po' pesante, perché ne vedi due in mano, piange. Non l'ho mai beccato in mano più di uno, e se succedeva c'era sempre ricarica solare o Lumina che faceva il suo sporco lavoro. Credo che 3 sia un radio abbastanza giusto perché li vuoi vedere macinati. E è successo più di una volta in più partite che in end avevo una board ad esempio con 2 wolf macinati, cose del genere. Quindi insomma, ciccioni 2100 entrano, se rimangono magari il turno dopo c'è il tributo gratis per Celestia. E insomma, li puoi mandare con sepoltura se hai bisogno di un body, magari sei un terra al cimitero, cose del genere. Tra l'altro, partita contro Flamwell, grazie alla tech appunto un Tore Wolf, calato Goglio, e ho rubato lo Stardust all'infinito fino a che l'avversario ha detto ok, va bene così. Poi, doppia Lila, lei entra, va in difesa, spacca Backrow, forte, alcune liste ne giocano una sola e preferiscono il 2 per di Jane, però diciamo che contro Pression, mazzi vari che giocano molto dietro, è comoda. Inoltre puoi sempre attaccare e poi in main 2 spostare lo stesso se puoi spaccare, quindi è comodo anche per quello. Poi le monocopie, Jane, Urkus, Garot, Eren e Lumina. Lumina perché era limitata. Sì, limitata già. Allora, lui è un 200 quando attacca e in end macina 2. Comodo per attaccare comunque un 200 bitta. E soprattutto loro tre sono i tre guerrieri del mazzo che puoi cercare con Rata. Lei è forte perché quando attacca un mostro in difesa lo shuffla nel mazzo prima del calcolo dei danni, quindi il mostro non viene scoperto. Contro Rico, contro le rane, contro tante cose è forte. Tra l'altro pensavo pure di aggiungere 2 copy inside, magari contro matchup proprio brutti. E niente, la prossima volta magari li metto. Garot 1850, quando in end, quando macini per effetto di un mostro fedele alla luce, macini altre 2 carte e se hai macinato un mostro fedele peschi uno. Non è il massimo, però si gioca in uno per apposta e insomma anche lui fa il suo lavoro. Aurkus invece è stato fortissimo perché rende intargettabili i mostri fedeli alla luce, sia i tuoi che dell'avversario. Da notare comunque se tutte le carte smintate, l'angolino qua spaccato, ma ci sta. E niente, rende tutto intargettabile, quindi non si prende tante cose. C'è una bella board su più in campo, lui diciamo che stai messo bene. E niente, niente, macina 2. Illumina invece diciamo sta 1 in Edison, è la rebornina del mazzo,
scarti uno e fai resuscitare un mostro ferro della luce di livello 4 inferiore. Peccato che sia uno, ecco, insomma, questo. Però carta fondamentale. Reparto Criceti e Rigo, triplo Rigo e mono Criceto. Il Criceto spesso e volentieri lo seedavo in game 2. Cioè, certo. Non prendevi altri o lo decidavi? No, lo decidavo, lo toglievo, beh, fa spazio altro. A volte anche facevo, a volte anche Rigo. Toglievo fuori, giocavo col doppio Rigo e facevo spazio altro che potrebbe essere più comodo. Se no, tipo due Criceti e due Rigo. Criceto a uno, secondo me, va più che bene per il semplice fatto che difficilmente lo trovi in mano. La maggior parte delle volte lo macini, ma comunque quando sta coperto e viene flippato fa body, raggiunge lui. È comunque un 1.8 in difesa. Magari contro Blackwing, se c'hanno Shura, sta a paro, non lo spaccano, a meno che non carano Kalu. E uno per l'ho provato, non è stato fondamentale, però insomma meglio avercelo che non avercelo. Entrap tra virgolette, diciamo, Gorz e lui per, vabbè, Entrap in formato Edison. C'era lui e Tragoedia, ma diciamo che Gorz qui fa il suo sporco lavoro. Non è stato fondamentale nel torneo perché non l'ho visto mai. Sinceramente l'ho visto in 5 game una volta solo in mano. Tocca di sidarlo subito. Però diciamo che stava lì, insomma, se succedeva qualcosa lui entrava, faceva body, faceva pedina e non era male. Sentinella, stesso motivo, va al cimitero, viene macinata, la rimuovi per pararti da un attacco. Anche lei, guerriero, ha la più brutta, è sempre cercabile di rota, però diciamo che la puoi vedere al cimitero, ecco, per averci un parino in più in fase d'attacco dell'avversario in batto. Truppa entra, macina 3, speri di macinare un wolf, ma le più delle volte non accade, però 1.900, macini 3, se chioppa, insomma, peschi uno, quindi non male. Infine un tore, lui uguale al cimitero. Metti una carta dalla mano in cima al deck e lo reborni. Fai sincro. Quando viene, quando lascia il terreno dopo che è stato evocato in questo modo, viene rimosso. Però diciamo che lo fai una volta sola. A meno che non lo evochi normal, fai sincro e poi lo reborni al cimitero per fare un altro sincro. Però diciamo che bene o male i sincro che puoi fare sono due durante tutta la partita, perché c'è solo un tore come Tanner. Infine doppio onesto. Niente, quando c'hai i mostri più piccoli vai in battle, attivi onesto e gli fai inchio a quelli dell'avversario. Allora, questo è il reparto mostri, dovrebbero essere 24 se non sbaglio. Passando alle emoji invece, due mostri incarnato. Ho preferito mostro incarnato piuttosto che luce del richiamo, perché diciamo che il mostro incarnato scarti uno e riprendi uno in mano. Serve per prendere JD, serve in casi estremi se ti vuoi pulire la mano da un wolf che c'hai che non sai che facce. Comodo. Non ne giocherei tre perché secondo me risulterebbero pesanti, li vuoi vedere in mid game. Sono serviti. Allora, come backrow removal ci abbiamo 1, 2, 3 e 4. All'inizio ritorno non lo giocavo, giocavo un book, però hai paura di quello che setta l'avversario, non ti puoi prendere botro messo su un drago del giudizio, c'hai bisogno in qualche modo di non fargli attivare carte dietro l'avversario, quindi ho cercato di giocare tutte le più possibili spacchini, in più abbiamo anche due lila, quindi tra virgolette sarebbero 6. Tutte in mano pair, sono tutte limitate a 1 e sono servite tutte quante, diciamo. Sepoltura, mandi wolf, mandi sentinella, mandi un tore. Comoda, uno per uguale perché era limitata. Rinforzi AD guerrieri del mazzo. Poi tre ricariche e una carica. Loro fanno il loro sporco lavoro, la esercia e quelle altre tre ti fanno pescare, insomma, le ricariche. Comode, entrambe fanno millare pure, quindi niente. Speri sempre che ci sia un wolf di mezzo. Infine monosarcofago. A volte l'ho usato, è capitato anche se ho giocato in uno per di pescarlo di prima mano. Cerchi JD o cose che ti fanno comodo, ma la maggior parte delle volte è drago del giudizio il target con cui vai a prendere sarcofago. Sarcofago anche quello era limitato? No, sarcofago mi pare che stava a due. Infine per le trappole, due decreti e mano dashot. Allora, ho preferito giocare solo tre trappole, di cui due decreti appunto per andare contro tutti gli anti-meta dei vari mazzi che la maggior parte di Edison giocano trappole. Ad esempio potrebbe essere un Blackwing gli attacco Icaro, potrebbe essere per i Robit, tutte quelle cose che gioca. È stato fondamentale, cioè sono stati dei game in cui l'ho visto in prima mano e una volta girato l'avversario ha detto vabbè, ok, non posso giocare a trappole. Quando c'è un mazzo che prevalentemente campa le trappole, se non c'hanno lo spacchino diciamo che... già stai un pezzo avanti. Dashot è capitato di falla, non spesso, però non la toglierei. Cioè, quella carta che se la vedi bene, se non la vedi va bene lo stesso, ma quando la vedi fa la differenza. Ma è buildato come con first o con second? Non lo so. È un ibrido. È un... cioè, è capitato a volte sia da andare primo che andare secondo, ma a quanto pare l'ho vinta tutte, quindi... cioè, no, allora ha funzionato. Nel senso, cioè, ha funzionato. Devo essere anche sincero, sono stato parecchio fortunato, magari con alcune mani. Sono stati
turni in cui, cioè, partivo con ricarica, carica, millavo wolf, facevo cose al turno 1 e non capita sempre spesso così, però quando capita dici ok, è andata bene. Passando all'extra, allora, classici Brionac e Goglio. Target da 6, puntore più un qualsiasi 4, lui è stato fondamentale, davvero fondamentale. 2-8, 6 stelle, ciccione, va sopra Stardust, glielo rubi, lo riutilizzi, l'avversario lo rievoca per l'effetto che lo rubi il turno dopo, è forte. Brionac non l'ho usato forse su una partita sola, comunque li terrei, cioè lo terrei comunque. Doppio Stardust, non lo fai spesso, però giocando di side la... Starlight Road, se non sbaglio si chiamava così. Giocando queste di side, se succede qualcosa lo evochi a gratis, quindi meglio avercene due. Più che altro in mirror te becchi un GD a sì, caso. Sì, anche contro attacco Icaro, insomma, principalmente Blackwing. Altri mazzi che spaccano più di uno contemporaneamente. Acid. La... quando lascia il terreno spacca tutte le magie trappole. Non lo so, sai. Hero gioca principalmente la spacca, la scintilla e... No, Absolute Zero. No, Acid. Ah, Absolute Zero, sì. Non so se puoi farlo su Absolute Zero, si può fare? Sì, perché spacca tutte le magie trappole, se non sbaglio. Sì, spacca tutto, ti mostri una magia trappola. Ah, ok, allora sì. Sì, comunque sì, non ci ho mai pensato a sedarlo contro i Robit, vedi, però sarebbe stato comodo, sì. Antico Drago Fatato, livello 7, mai fatto. Android 5, mai fatto. Altri 5 doppio Catastor. Poteva essere comodo Catastor, non è capitato di utilizzarlo, però appunto contro mazzi hero, contro cose che non giocano oscurità, forte. Poi abbiamo altri 8, scusate se l'ho messi tutti un po' in ordine di livello casuale. Arcidemone Minatore, Arcidemone Drago Rosso e Combattente Colossale, mai fatti. 4, Rico Piuntore, mai fatto. Braccio Arsenale, Drago Rosa Nera, livello 7, mai fatto. E infine due Chimera Deck di Extra, perché gioco i Cyber Draghi di side. Almeno questi li fatti. No, non l'ho fatto. L'unico che ho fatto è stato Goglio, che è stato rilevante per i match. Allora, la side in realtà è fatta un po' alla cacchio di cane, come si dice, perché pensavo che ci fossero molti più GB durante il torneo, quindi un terzo della side era solamente per i GB e l'ho utilizzato solamente in un match. Le altre erano carte un po'... la side l'ho fatta 10 minuti prima del torneo, anche per di questo, quindi diciamo ci potevano essere state delle scelte migliori. Alcune carte comunque sono servite, altre meno e niente. Allora, mono Mind Crash, non ricordo se l'ho mai inserito, ma mi sembra di no. Doppio Specchio dei Giuramenti, questo allora l'ho sidata sia contro Gladiatore Bestia e anche contro quel mazzo Barne con le piante, perché evoca coi boccioli, quelle cose dal mazzo, eccetera, e comunque fagli meno uno all'op e pesca uno, non è stato male. Quindi due di queste, poi due Tornado, contro per spacca dietro, insomma, non l'ho usati, o forse l'ho sidata qualche volta, ma non sono mai saliti. Doppio Starlight, appunto, perché gioco qui Stardust e vuoi stare tra virgolette col culo parato quando succede cose strane, comunque mai capitato di falla. Poi reparto mostri, doppio Saver Drago per i matchup contro le macchine e magari anche se vai secondo, se vuoi un body, N200 che andrà gratis, quindi non è male. Doppio GB Hunter, appunto, perché pensavo di trovare molti più gladiatori bestia e l'ho messi per sicurezza. Doppia pallina, dicasi pallina, comunque luce contragata contro Blackwing e mazzi oscurità, non ho mai servita. Non ho mai giocato contro un Blackwing tutto il torneo. E infine doppio corvo. E doppio corvo, se non sbaglio, l'ho siddati e sono serviti a volte. Se no specchio in prigione ombra. Non l'ho trovato. Non so dove stava. Lì. A posto. E quindi niente, questo è quanto. Il mazzo girato bene, divertente da giocare. A volte capita che brichi, ma comunque non è l'unico mazzo della storia che può accadere sta cosa. E ha girato, ha funzionato, 5-0, sono contento. E niente, magari la prossima volta porteremo un altro tipo di mazzo, dato che ci siamo. E in Edison è comunque la varietà di mazzi che puoi giocare e costruire allo stesso tempo con poco budget è molta, quindi ti puoi divertire a costruire, diciamo, tanti deck senza spendere tanti soldi e è divertente anche per quello. Insomma. Considera la fanbase mia, l'unica roba che vede è roba meme che costa 5 euro. Quindi a posto, diciamo che ci siamo. Giochi facile. Va bene ragazzi, grazie mille, grazie a Fede per l'opportunità e magari, non so, ci vediamo alla prossima.